Il titolo della serata «Vengo a bere qui per omaggiare e ricordare Mino Reitano in occasione della ricorrenza di San Beniamino» è stata voluta dalla signora Grazia Gattuso. L'evento, ricco di ospiti e artisti diversi, è anche il primo organizzato volontariamente senza la partecipazione di sponsor e vorrebbe proporsi come una sorta d'inizio per i successivi eventi che si terranno sempre il 31 marzo di ogni anno. Mino Fiumara l'ha portata nel mondo, l'ha portata ovunque, è un piccolo paesino che conta forse oggi meno di 1000 abitanti, è un paesino che nessuno avrebbe conosciuto se Mino non l'avrebbe cantato così, gente, gente mia, gente di Fiumara. Quindi ovunque noi andiamo ci presentiamo con questa carta d'identità, Fiumara, il paese di Mino Reitano, e io penso che Mino non si debba dimenticare. Oggi il suo onomastico, 31 marzo San Beniamino. San Beniamino è il nome che è stato scelto anche dalla mamma che adorava il tenore famoso Beniamino Gigli. Bella serata, una splendida serata che va, come dire, a continuare a mantenere vivo quello che è il ricordo di Mino Reitano, e lo fa proprio qui, a 10 metri dalla sua abitazione e nella sua piazza. Questa è stata uno dei primi lavori che la mia amministrazione ha portato a compimento e ha avuto proprio l'intestazione di Mino Reitano. L'abbiamo fatto per un impegno preso ad Agrate Brianza, di fronte alla cittadinanza di Agrate Brianza, che tanto ha voluto bene a Mino Reitano, e questo testimonia che Mino non è stato il personaggio solo della Calabria, è stato un personaggio a livello nazionale. Ma secondo me Mino Reitano lo ricordiamo sempre, tutti i calabresi, perché Mino Reitano era ed è un mito, anche se non c'è più. Quindi Mino era un ragazzo, un uomo di grande talento che ha onorato la nostra Calabria. Siamo state pure a casa sua al 71, tanto bravo, sì, bravissimo, è amico di mio marito. Lo ricordo che appena si arrivava a casa sua la tavola era apparecchiata, con salame, pane, olivi, un po' di tutto.